Federicus Tetrum, la festa del Duca, conquista il podio nella classifica stilata dal Ministero della Cultura, conquistando il primo posto per il punteggio qualità e seconda in classifica a livello nazionale, superando anche Siena, Napoli e altre 500 manifestazioni storiche in Italia. È un grande risultato ottenuto per l'Ars Ducale di Urbino, che con il suo profuso impegno di questi anni ha manifestato una crescita continua per questa manifestazione, trasformando la Festa del Duca in un vero e proprio festival rinascimentale. È stata una crescita continua, prima con il festival, l'introduzione per la direzione di Mario Monicelli del cinema storico, grandi personaggi sono arrivati ad Urbino, Buzzanca, la SPAC, Villaggio, Davoli, e poi nel 2018 con il teatro di corte, no, sotto la direzione del professor Pugliani, Boni, Riondino, Kim Rossi Stewart, La Morante, e così è stato sempre un crescendo, e la peculiarità è che non solo abbiamo fatto spettacoli ma li abbiamo prodotti, quindi abbiamo prodotto degli spettacoli, abbiamo valorizzato le eccellenze d'Urbino, ricordo Mattia Smartelli, uno per tutti, Michele Mangani, insomma sono tutti passati appunto dalla Festa del Duca, che ricordando che nel 2010 noi abbiamo ritrovato dei documenti che parlavano di questo grande gioco della Ita, un gioco praticato appunto dalla legione metaurense sotto il duca Federico, inventato proprio dal nostro duca, e abbiamo ricostruito questo gioco con tutta una ricerca di documentazioni tra Firenze, Roma, il Vaticano, eccetera, e questo poi ci ha dato quel valore aggiunto appunto alla nostra, che è considerata appunto la seconda rievocazione storica più bella d'Italia. Ci ha chiamati la segreteria del ministro San Giuliano per farci complimenti, manderà un telegramma, quindi insomma siamo veramente contenti, e abbiamo portato, ma non ce n'era bisogno, però anche noi abbiamo dato il contributo per riportare Urbino nel ruolo che si merita. Aumenteremo l'offerta culturale e storica della nostra rievocazione, della nostra festa, che ormai è diventato un festival, diciamo, rinascimentale, e stiamo già lavorando, abbiamo nomi importanti, il premio che diamo ogni anno, l'anno scorso a Ivo Diamanti, sono il miglior comunicatore, quest'anno vede una grande presenza qui ad Urbino, vedrà. Quindi siamo veramente soddisfatti. La Festa del Duca è un progetto di qualità culturale unico nel suo genere, che si caratterizza per la produzione di eventi incentrati sulle idee e i contenuti basati sul mondo artistico del Duca di Montefeltro. Urbino diventa al centro dell'attenzione nazionale, lo è perché è capitale del Rinascimento, ma con questa iniziativa che unisce proprio il colto al popolare, l'alto al basso, ma soprattutto la piazza al palazzo, quindi manifestazioni che si svolgono nell'architettura della città e in particolare nel cortile d'onore di Palazzo Ducale, dove avvengono quelle grandi interpretazioni di un tempo con la sensibilità contemporanea. Quindi avremo i grandi attori come Michele Placido, Haber, come Alessio Boni, come Kim Rossi Stewart, proprio che hanno dato un'interpretazione a questa contemporaneità del Rinascimento. C'è una grande partecipazione popolare, e quindi la festa diventa anche il momento in cui ci sono 5.000 persone che vanno a vedere la gara ideata dal Duca, il gioco della Ita, dove appunto giocano sia i cavalieri sia quelli del popolo le sorti della celebrazione del Duca. Un riconoscimento che qualifica tutta la regione, non solo la città di Urbino. La manifestazione, sostenuta anche dalla Regione Marche, si svolgerà nel periodo del Ferragosto, dal 10 al 14 agosto 2024.